Sì, ovviamente io non la faccio vedere l'emozione, fa parte della mia capacità, ma di tutti quanti voi. Però è bello vedere tanta gente che risponde sempre a questo nostro appuntamento, ormai diciamo annuale, l'ottava edizione. Noi abbiamo cominciato con la prima preedizione nel 2014, 10 anni fa. Nel 2014 avevamo 50 imbarcazioni più o meno in esposizione, quest'anno ne abbiamo contate, ne contiamo 241, una presenza molto importante della nautica sia a motore che a vela. 120 espositori, insomma, sta diventando di fatto il più importante salone nautico con imbarcazioni a mare di tutto il Tirreno, la campagna di tutto il Tirreno. Ed è un risultato che ovviamente ci fa molto piacere, perché peraltro mette Salerno al centro dell'attenzione proprio del mondo intero della nautica da diporto, nazionale e internazionale. Devo dire, Salerno, anche grazie a Marina De Recchi, oggi si può definire una città della nautica. Allora, sicuramente perché abbiamo fatto un po' di calcoli sulle presenze registrate a Marina De Recchi, calcolando sia la nautica, diciamo, che è stanziale, la nautica di transito, i charter che svolgono un ruolo molto importante. Di fatto nell'estate 2024 Marina De Recchi ha sviluppato circa 130.000 presenze, che è un numero enorme ovviamente, e che è capace di sviluppare per la città, per il territorio, una ricaduta intorno ai 5 milioni di euro. Quindi anche il ritorno per la città stessa di consumi promossi nell'area territoriale è molto importante. Edizione ad ingresso gratuito, ovviamente, da che ora è possibile? Dalle 11 alle 18 gratuito, perché noi ci teniamo a far appassionare le persone alla nautica, cioè vogliamo che tanta gente venga non soltanto per acquistare un'imbarcazione, ma anche per godere questo momento di festa così importante.